Aaron, semifinale, un bel 3-0, quello che serviva per ripartire dopo la sconfitta di domenica scorsa. Rabbia, determinazione, c'è stato tutto questa sera. Sì, abbiamo giocato con energia, una energia in cui secondo me ci mancava quella seconda partita, ma ci abbiamo trovato, ci abbiamo lavorato questa settimana e adesso siamo avanti e siamo molto felici. Tanta rabbia oggi anche nella vostra partita? Sì, siamo entrati in campo cattivi, competitivi e questo è come vogliamo per andare avanti e se vogliamo vincere un scudetto. Un sabato sera per festeggiare, poi già da domani si pensa a Civitanova, visto che martedì è vicinissimo. Lo so, c'è poco tempo, ma questa partita era buona prestazione per prepararci per una battaglia ancora contro Civitanova. MVP del match, il nuovo look porta bene. Magari il baffo è l'MVP. Tutto è bene quel che finisce bene, no? Sì, nel senso, noi comunque i playoff sono anche questo, ogni partita è a sé, infatti si è visto, è anche completamente distaccato rispetto al campionato. Noi siamo stati, secondo me, bravi a non pensare o quantomeno a non ripensare a quello che è successo 6 giorni fa e abbiamo giocato la nostra partita. Ora Civitanova, comincia un nuovo ciclo di partite, ce la giocheremo insomma a viso e niente. Noi dovremmo magari cercare di, secondo me, essere ancora un po' più sciolti, perché comunque c'è qualcosa ancora che per cui siamo un po' contratti, magari, sai, i playoff sono in questo, nel senso ogni partita c'è concentrazione, sai che non puoi sbagliare. Angelo, obiettivo raggiunto, qualificazione alle semifinali vincendo anche 3-0, che partita è stata? È stata una partita dove, secondo me, abbiamo recuperato un po' di fase di cambio palla che avevamo un po' lasciato a Padova e, insomma, a parte nel finale, anche sulle fasi di contrattacco siamo stati discretamente puliti. Ovviamente è stata un po' anche nervosa, come è giusto che sia una partita dentro fuori dei playoff. Siamo andati a gara 3. Insomma, come ho detto prima, insomma, sapevamo che potevamo andarci, volevamo non andarci per poter preparare una semifinale molto impegnativa in un altro modo, però adesso siamo contenti, oggi ci godiamo questo passaggio al turno perché è la semifinale, è l'ennesima semifinale di Trento, questi ragazzi, insomma, mi sembra che questa fosse la 46esima partita, ritornando indietro forse hanno non interpretato bene una, adesso insomma ce la giochiamo con Macerata che sappiamo che cos'è, però questo è un obiettivo, è un altro obiettivo che i ragazzi hanno raggiunto e che ci eravamo posti all'inizio del campionato, alla semifinale e poi adesso vediamo come va. Stasera si festeggia questa 11ª semifinale in 12 anni o si pensa già a Civitanova? No, si festeggia perché quando si perde si sta male e poi il celebrare un qualcosa di fatto è secondo me importante e è ovvio che c'è pochissimo tempo per la semifinale, però insomma è giusto così, non siamo stati bravi a passare in 2 turni e ci tocca poco riposo e poca preparazione.